Buongiorno lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi porto un video con le uscite del 2021. 2021 che si prospetta, per quanto riguarda i libri, un buon ottimo anno, direi. Innanzitutto vi faccio gli auguri di Natale, perché dopo questo video per i giorni di Natale mi prendo una pausa dai video e tornerò dopo Natale con la recensione di Gideon la Nona, che sto terminando ed è una bomba, ragazzi. E comunque, quindi ne approfitto per farvi gli auguri di Natale e mangiate tanti dolci. E veniamo a noi, alle uscite di tutto il 2021. Le uscite di gennaio ve le porterò un po' più là, perché non sono uscite tutti gli annunci con le date e i costi, insomma, non abbiamo ancora tutte le notizie delle uscite di gennaio, quindi ve le porterò, penso, i primi di gennaio a questo punto. Ma parliamo oggi delle uscite di tutto il 2021. Tutta la prima parte saranno libri in lingua, perché, come sappiamo, ovviamente le case estere danno annunci delle uscite, a differenza delle nostre. Quindi la prima parte saranno libri in lingua e poi vi parlerò di qualche uscita dei libri in italiano. Vi metto di tutti qua la cover. Non vi porto ovviamente tutti gli annunci che sono stati fatti per l'anno prossimo, ma solo quelli che secondo me, insomma, quelli che sono finiti nella mia wishlist, per capirci, quelli che secondo me sono interessanti. Il 19 gennaio infatti esce All of Smoke, l'autrice Long. Io, come al solito, leggo dagli appunti per andare più veloce. Ad ogni modo, è un libro a che fare con le divinità, quindi insomma, per questo mi sembrava molto interessante da mettere nella lista. E comunque parla di questa sacerdotessa guerriera che ha la capacità di trasformare le ossa dei nemici in polvere, ma si trova in rotta di collisione con il suo clan quando il clan viene attaccato e lei praticamente rimane l'ultima dei sopravvissuti. E viene descritto come uno scontro tra divinità vecchie e nuove. Quando si ha a che fare con le divinità, sapete che a me i libri già mi hanno conquistato, quindi è finito i wishlist. Altro libro, questo uscirà l'11 febbraio, è The Witch's Heart, e praticamente è una riscrittura, un retelling di Angbroda e Loki. Io ovviamente credo non ci sia da dire altro e quindi questo per forza va letto, e questo lo vedrete sicuramente a febbraio sul canale, io credo, perché questo lo devo leggere, c'è Loki, non c'è altro da dire. A marzo invece, il 30 marzo, escono due libri che soprattutto uno attendevo da tempo, che è Rule of Wolves, della mia amatissima Bardugo. Ovviamente, tanto anche qua si parla di Bardugo, è il secondo della trilogia di King of Scars, che insomma, la trilogia che ruota intorno alla figura di Nikolai. E ha una cover che è stata criticata tantissimo, che io invece trovo meravigliosa, e anche questo non vedo l'ora che esca e di averlo, questo per forza in rigida appena esce sta da prendere. Sempre lo stesso giorno esce Bone Crisis Down, del primo, questo è il secondo di una serie di libri. Del primo ho fatto la recensione sul canale, la trovate comunque, ve la metto casomai nelle schede e giù nell'info box. Ed è una serie che parla di queste sacerdotesse che devono fare un rituale appunto per diventare sacerdotesse, e il rituale consiste nell'uccidere il loro grande amore, il grande amore della loro vita, per diventare sacerdotesse e traghettare i morti nell'aldilà. Nel primo succedevano cose, finiva insomma con un bel finale, forse il finale è la parte più bella del libro, e hanno delle cover che sono qualcosa di meraviglioso. Il primo non mi ha fatto impazzire, alcune cose mi sono piaciute, molte altre no, però insomma, che fai, non lo leggi il secondo? Va letto per forza, anche perché la parte più bella era il finale, quindi il secondo sicuramente lo devo leggere. Sono scritti da Katherine Purdy, comunque del primo c'è la recensione sul canale. Il 25 giugno esce Return of Wizard King. E in realtà io di questo non so niente, so solo che è una saga, che è il primo di una saga, e non mi interessa sapere niente. Con questa cover si legge, c'è bisogno di sapere altro? No, credo che insomma la cover compensi abbondantemente qualsiasi mancanza di informazione del libro, per cui sicuramente a giugno questo è un libro che sa da leggere. Il 17 agosto esce Fathom Hearts, che
viene descritto come un libro tra Twilight e Il fantasma dell'opera. Anche qui, dopo queste premesse, con questa copertina, io adoro Il fantasma dell'opera, sia il romanzo che l'adattamento cantato, per capirci, quindi con questa cover che richiama Il fantasma dell'opera, è un mix appunto tra Twilight e il libro di Leroux, che facciamo? Lo leggiamo per forza, e quindi sa da leggere anche questo ad agosto. Il 3 settembre, finalmente, finalmente il libro dell'anno per me, esce Empire of Vampires di Jay Kristoff. Libro che doveva uscire quest'anno, è stato rimandato, uscirà quindi il 3 settembre, non vedo l'ora. È stato aperto anche il pre-order del libro, che se si ordina in americano arriva una copia firmata. Jay Kristoff è un autore di cui io vi ho già parlato sul canale, fantastico, io amo molto Jay Kristoff, quindi parla di vampiri, ha vinto praticamente. Comunque il libro racconta, è ambientato 27 anni dopo, da quando il sole è sorto l'ultima volta, quindi i vampiri, essendo una notte perenne, possono camminare tranquillamente sulla terra. E c'è inoltre all'interno del libro una ricerca di un santo Graal, ma poi chi se ne frega, insomma, è Jay Kristoff, ci sono vampiri, basta, tanto basta. E attendo veramente questo libro con tanta ansia, per me è il libro del 2021, quindi sempre a settembre del 2021, ma non c'era ancora la data, esce All of Us Villains, racconta di questo gruppo di persone dove ogni generazione, sette famiglie, selezionano un campione. Questi campioni devono gareggiare tra di loro e praticamente solo il vincitore sopravvive. E il vincitore sopravvive e prende il controllo della città. Insomma, vista le premesse e visto che si parla di villains, il marketing la fa da padrone in questo video, e niente, l'ho messo nella lista per questi, mi sembrano più che sensati motivi. Invece, venendo al mercato italiano, gennaio già sono stati annunciati il terzo della saga di Cruel Prince, finalmente in italiano. Io attendevo di leggere questo libro tantissimo e lo volevo leggere in italiano. La saga di Holly Black, saga trash, però meravigliosa. E finalmente abbiamo il finale, quindi credo venga tradotto Regina del Nulla o Regina di Niente, qualcosa del genere, comunque Queen of Nothing in originale. Comunque di quello ve ne parlerò meglio nel video dedicato agli uscite di gennaio. Sempre a gennaio uscirà il secondo della trilogia del Grishaverse, finalmente, sempre per la mia amata Bardugo. E invece, sparsi durante l'anno, sono stati annunciati una serie di titoli. Innanzitutto The Bone Season di Samantha Shannon. Samantha Shannon è la stessa autrice di Il priorato dell'albero delle arance, anche di quello che ho fatto la video recensione. È una saga che all'estero, insomma, è stata molto acclamata e anche criticata, per carità. Però è Samantha Shannon e quindi anche questo sicuramente è una lettura che si farà. È stata annunciata in questa versione che sembra bellissima, dalla Oscar Mondadori, staremo a vedere, anche se di questa ancora non ho la data. Sempre per il 2021 è stato annunciato sempre da Oscar Mondadori Wyndham of the Wicked di Carrie Maniscalco, autrice della saga di Eddie Rose. Poi insomma, con questa cover c'è un villain, da come ho capito, molto presente, Carrie Maniscalco, quindi questa sicuramente, speriamo che esca presto. Sempre per quanto riguarda Oscar Mondadori e per quanto riguarda Continui di Sangue, dovrebbe uscire il secondo anche di Aurora Rising. Staremo a vedere sulle date, perché sappiamo che insomma le date in Italia vengono annunciate abbastanza in là, quindi staremo a vedere. Sono state annunciate anche una serie di altre uscite fantasy, di ristampe di cose insomma datate dalla Oscar Mondadori, meravigliose. In particolare il Rene Eterno, ma il titolo verrà cambiato, ve lo metto qui. Questa è una saga fantastica, datata, che io non ho letto tutto, anche perché non credo ci sia uscito tutto in italiano. Ad ogni modo viene ristampata in questo mega volume drago, che è qualcosa di meraviglioso, anche se rispetto all'immagine che vi metto il titolo potrebbe venire modificato dalla Oscar Mondadori. Però racconta di Merlino e di tutto quel ciclo bretone,
che gli amanti del fantasy amano particolarmente, è sicuramente una saga che vi straconsiglio. Quando uscirà, anche di questo non abbiamo ancora date precise. Insomma, avete capito che si presenta un anno molto, 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 molto ricco per quanto riguarda le uscite editoriali. Queste sono più o meno le uscite che mi sembravano più interessanti per ora, per quelle che sono state annunciate per il 2021. Vi porterò comunque in particolare le uscite italiane di gennaio, ma dopo Natale. Fatemi sapere invece voi qual è la vostra uscita che attendete di più per il 2021. Io un po' tutte ormai, si è capito, ma già Cristoffo con i vampiri è al primo posto ovviamente. Comunque fatemi sapere voi che cosa state attendendo, fatemi sapere cosa state leggendo in questo periodo natalizio di blocchi e di vacanze anche un po' forzate natalizie. Fatemi sapere cosa state leggendo, se quello che state leggendo vi piace. Io vi auguro sicuramente buone feste e mangiate tanti dolci. Questo è tutto, io auguro buona lettura a voi, buona lettura a me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!